Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio primo episodio su Minecraft. Mi aveva chiesto di portarci, avevo già idea di portarlo prima Fabio, non dico il cognome perché non me lo ricordo, poi lo pronuncerei anche male. E la chicchia un po' si lo so, gente. Non so neanche io perché. Giusto un po', direi. Bene, un altro villaggio. Bello quando lagga. Comunque, ragazzi, ci troviamo non nella versione 1.9, cioè 1.10, insomma, una delle ultime, ma in questa qua. Per semplice motivo che le altre mi laggano. Cioè anche questa qua mi lagga, ma mi lagga meno delle altre. Il motivo è tutto lo sconosciuto. Se qualcuno di voi conosce qualche metodo per fare laggare meno Minecraft, me lo dica. E di andare subito in quella città là. Cioè villaggio, dov'è? Dove ci siamo? Mettiamo qualche albero. Lag. E c'è anche una foresta nera. Darkwood là. Ne abbasserei un po'. Spero che il volume dei suoni qua si sente, cioè non si senta tanto. Se si sente tanto, ditemelo. Ok, allora, per quanto appunto ragazzi, fare il cambio di versione, avevo intenzione di farlo quando primo il gioco laggerà di meno, e secondo è quando saremmo arrivati a un altro punto, perché dà una vita a un gioco a Minecraft. Che bello con le montagne bacate. Ci sono anche delle pecore. Cioè, sto vedendo le flore, siamo a posto. Pure le galline. Ah, lag. Ok. Pluff, pluff, pluff. Abbiamo cibo, sì, cibo, cibo. Più o meno la normale. Abbiamo cibo, animali, villager. Un buco là. Conigli. Spero che il coniglio che sia cattivo. Funghi. E funghi giganti. Allora, sono un dubbio. Se avessi giocato a 1.10, mi sarebbe comparsa la cosa? La magione? Che non avrei neanche potuto fare in questa, in questo equipaggiamento, quindi. Non sembra esserci chissà che. Del lag, quindi mi dirige, mi dirigerei subito nel buco che avevamo visto. Quanto lag, come ho detto, la versione mi lag di meno, questa. Dei funghi e del ferro. Che fortuna. Prendiamo 3 pezzi. E da me piove. Faccio un bel piccolo axo. Questi, scusate,
8 pezzi e mi faccio subito la fornace. La fornace. Non mi ricordo più come si faceva tipo qualcosa. Era F3 più H giusto. 6 7 poi perché me lo so 8 probabilmente grazie che mi hanno detto invece dei bug grafici anche qua, quindi c'è anche un Enderman. Perché ha fatto il numero come secondo lo guardi faccia. Quanto ferro c'è? Carbone. Un ragno. Sinceramente, ragazzi, non so come fare una vanilla qua di Minecraft, per quello che sì, comincerò a vedermi un po' delle vanille, per capire meglio come gestire il tutto. Prima cosa riuscire a salire. Dove l'Enderman? Fila là vicino. Ah. Bene, io reclamo il diritto di usare questa biblioteca. Con una crafting table. Prima della notte di ieri inchiodo tutti i villager in casa anche. Per evitare mi rubino la mia. Mentira, voilà. Voglio vedere la chiesa. E rubo anche del cibo che ci sono. Ci facciamo del bel pane. Cancelletto. Ma c'ho già io del pane. Mettiamo il tocco gestionito tutto completo. I zombie che stanno anche bruciando. E non ho anche preso il pito per fare una cosa, vabbè, sono... Andiamo a tosare qualche pecora. Non ci penso neanche nelle schemi di villager. Tu puoi essere utile. Fortuna sì, può essere buono. Tu anche che cura dopo ci teniamo se devo ancora dare la cosa carbone anche lui mi pare con fortuna un po' inutile 18 se buono cioè dal primo scambio buono secondo è inutile però se sto sbaglio sempre quelli prima almeno potremmo fare un po' di diamanti cioè smeraldi pseudo inutile questa poi una montagna buggata che bello e ora che ci penso non sono andato a vedere la cosa più importante. Perché mi metto a fare cose se è pieno di roba in giro? E una stella d'oro, che bella cosa. Tu usa le nevi, eh? Fortuna. Non so se mi devo ricordare di rinchiuderti sì villager intero a caso. Industry Plate, eh? Yeah.
Dove ne avevi? Sono questa cosa, cosa, questa cosa. Antintrusione, sistemi di sicurezza. Mi sto impappinando da solo gente. Fuori da casa mia! Mi sento osservato. Un letto. Questo è un tanto inutile. Non pizzare in qua. Comunque poi diciamo così, nel prossimo episodio ragazzi magari andremo a visitare il... Siamo un arco. A visitare il villaggio giù. La cosa che probabilmente sono in grado di dire, che avrei dovuto dire prima, è come strutturerò i vari episodi di Minecraft. Per cominciare, gli episodi saranno una settimana, cioè una o 2 settimane. Scusate. Per il semplice fatto che ammiro il solito registro alla sera. Ci spiego anche perché magari non farò dei tagli. Perché registro tutti gli episodi una volta. Giù non sono anche intorno, ci sono. Nella miniera, quindi. Allora, alcuni sì. Registrano tutti gli episodi in una volta. Male, molto male. No, no, no. C'è un altro che lo fa. Ma perché mi esplodono tutti? Sono dove eravamo prima. Sembra che stia facendo notte. Ma perché pieno di creeper? Ma perché stanno sparando tutti qua ora? Ok. Devo mettere un cartello di entrata scritto dietro accesso. Accesso pericoloso. Cosa consigliate? Comunque, prima che mi perda in discorsi inutili. Per cui dico di torniamo indietro. Contro muri di scheletri. Comunque, la prima che mi perde in discorsi inutili, il fatto, diciamo così, siccome andrò appunto a sviluppare il tutto sarà... Vediamoci anche. No. Comunque sarà, io ragazzi registro un episodio di Minecraft ogni settimana, cioè in 2 settimane, però appunto come ho già detto di... perché registro tanto in una serie di solito. Quindi sì, questo è il principale motivo. Poi quando finirà la serie di Economy Survival, farò un episodio ogni settimana, cioè, insomma, sposterò l'episodio di Minecraft. Per il semplice fatto che per il momento con i survival non è la novità. Ed essendo che non che saltano no, che abbia avuto molte visualizzazioni, massimo 2, oltre anche 7 se non sbaglio. Forse sì. Comunque, stiamo già arrivando a termine, in questo primo episodio non abbiamo fatto praticamente niente. Oltre che dire che vi includiamo in queste case. Questo è buono. Distribuita più efficienza. Ecco, rimani qui. Ti faccio una casetta. Questo non è per niente rapimento, gente. È tutto legale. Voi non avete visto niente. Comunque io ragazzi vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!